Ci siamo lasciati nel buio ed eravamo esattamente in questo punto, ieri, persi nel vuoto più totale con i cinghiali che ci circondavano in mezzo al nulla totale. Ecco qua le terme. Oh, è limpidissima, eh. E c'è anche l'ombra lì. Madonna, non è bollente di più. Ah, però ti abitui. Ma scotta. E c'è puzza di zolfo. Ah, brucia, cosa no? Io sto bene. Mamma, va bene anche così. Aspetta. Guarda qua c'è il... Allora... Sono tipo 40 gradi di acqua caldissima, puzzosa di uovo. Però quando poi uscite fuori, state bene. Le bollicine, guarda le bollicine. Non si vedono le bollicine. E ora si torna alla macchina. Direzione ancora non lo sappiamo. Decideremo tra poco e vedremo dove arriveremo. E dopo 70 km siamo arrivati a Bosa. E vuoi non farti un giro nei supermercati di Bosa? Super Pan. No, le pizzette sfogliette! Le pizzette sfogliette! Siamo arrivati a Bosa Marina, dove la sabbia ha la temperatura del nucleo terrestre. E quindi ora ce ne va tutta risulta in acqua. Abbiamo abbandonato la spiaggia, ecco qui Francesca. Possiamo venire pure qua? No, fanno solo pranzo. Solo pranzo? Sì, è aperto. E questo qua è il centro storico di Bosa. Vabbè, no, qua ci sono spaghetti alla bolognese. Spaghetto bolognese, pasta a carbonare. Ma che se lo saliamo? Va bene. Stavamo cercando il nostro alloggio per stasera, così dopo sappiamo dove andare, ed è questo qui, è proprio sulla piazzetta. Che bello andare in vacanza. Vai Fra, vieni, che dopo questa ce n'è un'altra. Siamo arrivati al castello, stranamente chiuso, come tutti i castelli della Sardegna. È vero. C'è persino un baretto. Ci prendiamo una granitina. Francesca sta scendendo, ma non so se si può scendere da qui a piedi. Scendiamo da quella scaletta che abbiamo visto. Mi sa di sì. Siamo già in cima. E questa è Bosa dall'alto. Noi prima eravamo qui, non so se si vede con la luce, vabbè, comunque c'è una sorta di torretta ed eravamo al mare lì. Naturalmente Francesca ha il suo spizzino perché è un ubriacone, io col mio tè verde, falso, zero. Sei no, sei tu che sei falsa. Falso. Guarda cosa hai in mano. Ho sbagliato, non volevo fare la foto ai sassi. Tu lo fai tutto a caso mentre lo sono morto a caso. Vuoi smettere di criticarmi? Io vado a prendere le papere. Amore, ti muovi? Non so se è un caso, ma quella della statua si sta coprendo dal sole. Oh, si copre. Siamo arrivati al B&B di stasera. Francesca si è già spaparanzata. Beh, la camera è molto semplice. Ecco qui. Poi c'è il bagno. È il primo bagno che faccio vedere, forse, perché c'è Francesca che è sempre in bagno di solito. Vabbè, molto semplice. Un bagno. Fine. Anche questa sera Francesca mi ha tirato in un ristorante.
hanno portato un piccolo entre... Una mousse-bouche. Ma che cos'è? Una? Mousse-bouche. Una mousse-bouche. Una mousse-bouche. Un entre. Un entre. Perché si chiama entre? Vuoi assaggiare? Allora, c'è del tonno, maionese al lime e poi, non lo so, una cialdina di qualcosa? Non è una cialde, è tonno. Questa qua? Sì, amore, è tutto tonno. No, quello sotto è tonno, questa cialda gialla. Ah, non lo so. E poi sopra dei pistilli di zafferano freschi. Ora sono arrivati i nostri piatti. Fra ha preso del tonno con delle verdure, è uno spada, si vede che è armato. E qui abbiamo invece le casarecce di Barbabietola con noci, basilico e qualcos'altro che non mi ricordo.